la granita, le mandorle siciliane, abbiamo bisogno di 600 g di acqua fredda e 300 di pasta di mandorla. Troverete la ricetta a fine video e nell'info box. Dobbiamo spezzettare dentro l'acqua, la pasta di mandorla, e andarla a frullare con un mixer ad immersione. Adesso prendiamo una ciotola e un colino e con un canovaccio pulito andiamo a filtrare il composto che abbiamo ottenuto. Io vado a mettere il canovaccio così, attenzione a non farlo mettere dentro la ciotola. Ci vuole un po' di pazienza, ma il risultato sarà buonissimo. Questo è quello che è rimasto, praticamente solo la granula di mandorla, e dopodiché deve rimanere soltanto il latte, che andiamo a rimettere nel bicchierino del mixer. Là ci sono le brioche che ci aspettano. Adesso abbiamo la nostra macchina per il gelato e l'accendiamo. Deve essere accesa prima che versate il contenuto, perché sennò si rompe, e versiamo tutto il liquido poco alla volta e lo lasciamo andare fino a quando non otteniamo la nostra granita. Ecco qui la nostra granita super pronta. Pollicino in su se questa video ricetta vi è piaciuta, e non vi dimenticate di andare a vedere la ricetta delle brioche con tuppo.